La nostra missione è quella di trasmettere questa lezione tremenda della storia alle nuove generazioni, farla conoscere nelle scuole, per far crescere conoscenze e coscienze consapevoli e responsabili del proprio futuro. La memoria e l'impegno, o almeno così dovrebbe essere, lo spirito dei 10 partigiani impiccati al Bosco delle Castagne dai nazisti il 10 marzo 1945 è ancora lì a testimoniare una volontà irriducibile di dire no alla dittatura e all'occupazione, un esempio da raccogliere nel silenzio dei castagni e da trasformare in parole di pace. Dopo l'onore ai caduti con il picchetto del 7° Reggimento Alpini, davanti a tutte le rappresentanze dei comuni di origine di Mario Pasi, Giuseppe Santommaso, Francesco Bortot, Marcello Boni, Pietro Speranza, Giuseppe Como, Ruggero Fiabane, Giovanni CBN, Giovanni Candeago, morti insieme al soldato francese Joseph, davanti alle autorità e alle associazioni combattentistiche, la messa e il saluto del sindaco Jacopo Massaro, chi non ha vissuto la guerra, ha detto, prova comunque repulsione nei confronti di ogni violenza ed è pronto a difendere la libertà. Nel centenario di Mario Pasi, nato a Ravenna, medico a Trento, è toccato proprio al presidente dell'ANPI Trentina, Sandro Schmidt, tenere il discorso ufficiale nel quale non ha mancato di richiamare l'attenzione sulla nascita di movimenti nazifascisti alimentati dalla precarietà e dalla crescente disoccupazione, un appello ripreso anche dal presidente dell'ANPI di Belluno. Quindi niente è mai scontato e ogni volta che noi ripetiamo questa commemorazione, che può essere anche un rito se vogliamo, è un rito civile proprio contro le tentazioni di questo risorgente nazismo che oggi ci preoccupano veramente. E nonostante i lutti e le atrocità, nell'animo del vecchio partigiano emerge un po' di nostalgia. Nostalgia di tempi tutto sommato felici, cioè, questa solidarietà partigiana, questa nascere di nuovi valori che poi ci ha dato la possibilità di costruire la Repubblica e una Costituzione che continuiamo a dire che è la più bella del mondo, ed è così.